Poi, noi come al solito mettiamo in ordine alfabetico per essere, diciamo così, scolastici o inattaccabili per certi versi, però in questo caso io credo che non si possa non fare una lettura filologica di quello che deve essere il giro degli interventi, se no non si capisce più. Allora, con Ilaria, Comune di Lucca, vorremmo parlare di questa proposta, non dimentichiamo la sessione dedicata alle future generazioni, quindi di questa idea, di questa più che un'idea, insomma, di questo lavoro che il Comune di Lucca ha fatto verso la creazione della figura del garante comunale dei diritti per l'infanzia. Ricordiamo che al festival noi volevamo portare alla regione questa proposta a livello generale, sollecitandola a nominare il garante regionale. Lo nominarono pochissimi giorni prima del festival e rimase in piedi questa idea. Poi con la Giulia Dagliano dell'associazione, già ormai pluricitata associazione dei tutori volontari del Ministero accompagnati dalla Toscana, un'altra proposta concreta che l'associazione ha sviluppato di percorsi verso l'autonomia, e poi la scuola. La scuola sia con Marco Orsi e con quasi una corrente di pensiero, perché c'è una progettualità, no? del senza zaino, dei progetti sulla, tra l'altro anche sul citato bando sulla povertà educativa, no? Abbiamo fatto un lavoro molto grosso, e Katia, l'ho citato per ultimo, ma perché facciamo gli ospiti di casa, ecco perché Katia, insieme con me, che sostituisco Katia Arlandi, che ha avuto un incidente stamattina, un piccolo incidentino diciamo domestico stamattina, vorremmo raccontare quello che CNV e una serie di soggetti, tra cui l'ufficio scolastico provinciale e appunto il CIF e altri soggetti stanno facendo come proposta in questo senso, che si chiama scuola di volo. Quindi per fare gli ospiti, per fare gli onori degli ospiti di casa, noi parliamo per ultimi. Allora Ilaria, ti chiederei di cominciare. Invertiamo completamente. Sì, dai. Grazie Paolo, penso che sia stata molto opportuna questa scelta di dedicare un momento per riprendere quello che ci siamo detti nell'occasione del festival. In effetti, come dicevi, se non si dà continuità si rischia di restare inefficaci. Quante e quali cose dire su quello che come Comune di Lucca, quindi dal punto di vista, come veniva detto prima, degli enti locali, è possibile fare, come voi li chiamate, passi concreti e proposte politiche, quindi elementi che effettivamente permettano di costruirlo, quel cammino del futuro prossimo che avete indicato come tema centrale della nostra riflessione in questi giorni. Partiamo proprio da quello che dicevi, cioè il percorso per avere un garante dell'infanzia sul territorio comunale. Su questo, come sapete, ce lo siamo già detti appunto nell'occasione precedente, anche la Regione è stata per un periodo di tempo sprovvista della figura definita. È stato proprio quel periodo che abbiamo pensato che comunque sia necessario per i territori dotarsi di questa specifica persona che deve avere alcune caratteristiche. Beh, per parlarne, intanto vi dico che il percorso dal punto di vista degli atti amministrativi per noi prende la forma della centralità del Consiglio Comunale, quindi sarà gestito dalla Commissione Consiliare del Consiglio Comunale, proprio perché il soggetto che prende questa iniziativa non è una amministrazione rappresentante di un momento di governo, ma è un consiglio comunale che è l'istituzione più importante
importante per quanto riguarda la rappresentanza di tutta intera la società. Quindi il nostro percorso è particolarmente lungo proprio perché vuole essere il più possibile condiviso e il più possibile anche partecipato, sia nelle forme che nei contenuti. E ancora siamo nella fase in cui la Commissione sta individuando i passaggi. Fra parentesi dico che questo è dovuto anche al fatto che la stessa Commissione sta lavorando sulla questione del garante delle persone con disabilità, quindi stiamo anche procedendo in questo senso. Ma quello che mi interessa sottolineare è l'orizzonte in cui nasce il nostro lavoro, e per questo mi torna assolutamente importante collegarmi a quello che veniva detto da Sandra Zampa. In questi anni, ed esattamente dal 2012-2013, il nostro punto di riferimento per quello che riguarda la questione dei bambini e dei ragazzi, delle bambine e delle ragazze nel nostro territorio è stata appunto la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Un documento di cui abbiamo tutti quanti consapevolezza, ma che difficilmente entra in realtà nella vita amministrativa. Beh, per noi il punto di partenza è stata proprio la campagna del 12 e del 13 sul diritto di cittadinanza per tutti i minori, che naturalmente acquisisce delle connotazioni diverse a seconda del territorio, dello Stato in cui viene affrontato. Per noi già nel 2012-2013 è stato il riferimento per uno dei primi atti amministrativi che abbiamo chiamato cittadinanza onoraria simbolica. È stato per attuare il programma che proprio quell'anno l'UNICEF destinava all'articolo che parla del diritto di cittadinanza dei bambini, che noi abbiamo realizzato la delibera del Consiglio Comunale che afferma che tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che vivono sul nostro territorio e sono figli di persone che non hanno la cittadinanza italiana, vengono insignite della cittadinanza onoraria del Comune di Lucca dal sindaco ogni anno il 20 novembre, la data appunto in cui si ricorda la prima formulazione della Convenzione dei diritti dell'infanzia. È quindi da quell'anno che noi ogni anno, i primi anni sono stati centinaia i bambini e le bambine di tutte le età che sono stati ricevuti in consiglio comunale e insigniti di questa forma di cittadinanza. La discussione, come immaginate, è stata ampia. Che senso ha utilizzare una formula che di per sé non garantisce nessuna condizione effettiva di reale cittadinanza? È una azione degna di questo nome oppure non ha assolutamente alcuna efficacia? Beh, diciamo che per noi è stata innanzitutto una scommessa che è proseguita nel tempo e che quindi viene rinnovata ogni anno. Ogni anno vede una quantità di famiglie coinvolte che hanno partecipato con estrema emozione e con anche un senso di coinvolgimento notevole a questa cerimonia e che ci ha permesso di far crescere a poco quello che poi con la legge di cui si parlava prima sui minori stranieri abbandonati, non accompagnati, aveva proprio come obiettivo. Cioè cercare di far sentire alla popolazione accogliente che non può esserci assolutamente discriminazione nei confronti dei minori, dei piccoli, dei bambini e dei ragazzi, in base ad alcuna condizione di provenienza, di situazione etnica, di conoscenza di lingua e così via. Tanto è vero che questo ci ha permesso di entrare in contatto con tantissime famiglie e di fare in modo di cominciare a costruire quella che è in effetti già una comunità interetnica e interculturale, ma che ancora non si riconosce pienamente come tale. Quindi una comunità che ha bisogno di imparare a specchiarsi, a leggersi, a vedersi. Noi siamo già
in Italia e in tanti altri luoghi in un modo estremamente evidente ed esplicito, una comunità che è formata da persone che provengono da paesi di tutto il mondo. E alcuni di questi bambini sono già cittadini italiani quando ad esempio vengono adottati, sono già pienamente all'interno della nostra città quando si trasferiscono da altre località italiane, non lo sono quando invece provengono da una storia di immigrazione. Questo per noi è stato però il primo passaggio che ha aperto una questione organizzativa estremamente interessante. Su questo, che consideriamo solo un primo passaggio, abbiamo cominciato a lavorare per rendere centrale una dimensione dei diritti che sia la garanzia della non discriminazione. Questo ci è stato utile anche rispetto ad alcune proposte arrivate in Consiglio Comunale di modificare dei regolamenti effettivi del servizio sociale in base alla provenienza delle persone che si rivolgessero per chiedere sostegno e contributi. In realtà abbiamo potuto fermare alcune proposte proprio richiamandoci alla Convenzione dei diritti dell'infanzia, richiamandoci a quelle che consideriamo fondamentali prescrizioni europee di evitare la discriminazione. In questi anni in cui a livello dell'impatto dell'azione governativa i comuni non sono stati sostenuti nel perseguire finalità di coesione sociale, anzi sono stati spesso messi in difficoltà perché le proprie azioni sono state in situazione di contrasto, di contraddizione con i passaggi parlamentari e i passaggi legislativi, la nostra possibilità di reagire è strettamente legata alla dimensione del quadro normativo europeo e internazionale. Ecco perché la Convenzione sui diritti dell'infanzia diventa un punto di riferimento essenziale. Per farla vivere, un altro passaggio che vi descrivo è quello che realizzeremo nei prossimi mesi di ottobre e novembre, la prima iniziativa di formazione congiunta tra insegnanti e genitori insieme ad UNICEF e che prevede per la prima volta uno studio specifico, una formazione proprio sul testo della Convenzione. Perché dico per la prima volta? Noi non siamo mai riusciti a fare un lavoro che coinvolgesse tutto un territorio intero, ma soltanto piccoli gruppi. Adesso invece l'invito è già stato rivolto a tutti i dirigenti scolastici affinché si facciano portavoce nei confronti di tutte le famiglie. L'anniversario, che è stato richiamato proprio poco fa, del 30° anno della convenzione è stato quell'opportunità che ci ha permesso di dire quest'anno faremo un'operazione specifica su questo. Considerate che i bambini e i ragazzi sul nostro territorio sono circa 8.000, le loro famiglie quindi, voi capite, sono due volte, tre volte, quattro volte, no? Questo numero. Il numero degli insegnanti sul nostro territorio altrettanto è rilevante. Ci fermeremo per quest'anno ad una proposta che riguarda gli insegnanti degli istituti comprensivi, quindi ci fermiamo a livello degli insegnanti dei 14 anni, non per un'esclusione, ovviamente le porte sono apertissime, ma per individuare un punto di riferimento specifico. Sappiamo quanto è difficile coinvolgerli tutti, vero Katia, quando si fanno delle proposte di questo genere, per noi è importante, sarà importante che la risposta sia significativa. Ovviamente non possiamo presumere che ci sia una partecipazione totale, ma è il primo intervento che si riesce a fare sulla Convenzione a livello di formazione che abbia come orizzonte la universalità dei minori, delle loro famiglie e dei loro insegnanti, nell'ottica proprio di realizzare una maggiore collaborazione e una